Giulio Guido Rizzi, buongiorno. Buongiorno e benvenuto Giulio Guido Rizzi qui nel posto delle parole per raccontare il suo ultimo libro, Il grande racconto della guerra di Troia, edizione Il Mulino. Tra l'altro un libro di parole e immagini che ci fa respirare proprio l'aria di quel tempo. In che modo Giulio Guido Rizzi questo libro ha preso il largo? Ha cominciato a crearsi attraverso, sì, da una parte il racconto della guerra di Troia, ma anche il racconto di questa terra, di quella cultura, di quella guerra, attraverso le opere d'arte. È una storia anche questa molto lunga per quanto mi riguarda, perché inizia dagli anni miei giovanili, quando io al di fuori della scuola leggevo e rileggevo l'Iliade nella traduzione bellissima e infedelissima di Monti, che è essa stessa un'opera d'arte che adesso purtroppo si legge molto meno. E allora lì ha cominciato a prendere corpo, io non lo sapevo ancora, ma era tutta la mia esistenza, perché poi mi sono dedicato allo studio della letteratura greca e questa è stata la mia professione, finché a un certo punto è arrivato il momento di raccontare come. È come un recipiente che si riempie, a un certo punto capisce che è arrivato il momento di svuotarsi, di tirar fuori quello che ha immagazzinato. E quindi la guerra di Troia, ma raccontata. Il libro però ha due parti, perché la prima è il racconto, la seconda è un'incursione, una sistemazione dell'antropologia omerica, perché Omero, sì, e i suoi eroi sono vicinissimi a noi, per quello che ha detto lei, perché c'è stato un genio assoluto che ha stampato queste figure per sempre nella storia dell'umanità. E dopo Omero non possiamo altro che seguirne le tracce. Però questi eroi sono anche diversi, quindi li sentiamo vicini, però sono anche diversi da noi, perché vivevano in una cultura tribale, in una cultura arcaica, in cui per esempio fare un dono aveva un certo significato, che non era un semplice regalo, in cui si credeva molto al destino, in cui l'odore, la vergogna, tutte queste emozioni avevano un valore speciale. Quindi ha il doppio sapore di essere un mondo che noi comprendiamo benissimo, perché i personaggi omerici non fanno altro che amplificare delle nostre emozioni, dei nostri modi d'essere, ma anche lontano, lontano nel tempo e lontano nella struttura sociale. E questo libro, siccome Omero parlava per un pubblico di ascoltatori e non di lettori, è un libro fatto per la parola, ma la parola richiama le immagini perché si è poi distesa sulla fantasia occidentale, antica e moderna, fino a creare come un bosco di immagini, di figure, di situazioni che i vari pittori e artisti hanno poi attraversato nel corso dei tempi. Quindi il libro contiene immagini antichissime dell'antica Grecia e immagini recentissime di De Chirico, per esempio, o anche di autori più recenti che si sono abbeverati, diciamo, allo stesso racconto. Immaginate una spiaggia con un mare cristallino davanti, che quando infuriano i venti si stria di spume candide e, come dice il poeta, diventa canuto. Immaginate una città dalle mura bianche all'orizzonte sopra una collina. È Troia. Sulla spiaggia sono tirate in secco mille navi. Ovunque
guerrieri dalle scintillanti armature di bronzo. Appartengono a un popolo che anni sono stati versati fiumi di sangue, sulle pianure si alzano dei tumuli, sotto ciascuno dei quali sta un eroe morto in battaglia. È in questo scenario che si rende visibile l'alba della nostra civiltà, attraverso una forma di racconto che solliamo chiamare mito. E questo mito ci è trasmesso dal più grande e misterioso dei poeti, Omero. Giulio Guido Rizzi, con queste parole lei apre il nostro incontro con Omero, ci apre l'incontro con questo libro. Lei scrive, vorrei riprendere proprio queste parole, è in questo scenario che si rende visibile l'alba della nostra civiltà. Ecco, considerare le parole di Omero, queste parole, l'alba della civiltà, è un rendere omaggio anche alla civiltà e alla cultura che stiamo vivendo noi adesso? Sì, certo. Io sono sicuro, ma non è un'osservazione personale, è un dato di fatto della storiografia, che la civiltà occidentale, cioè la nostra in cui viviamo, dopo mille rigiri, comunque di lì prende le mosse, perché di lì, da Omero, nasce poi la cultura greca. E cosa sarebbe la nostra civiltà, per esempio, senza la filosofia? Cosa sarebbe senza la democrazia che si inventarono i greci, unici nella storia dell'umanità, e altre cose del genere? Cosa sarebbe la letteratura occidentale, a partire da Dante, senza i greci? Dante, Virgilio, insomma, è come una ancora questa che tiene sul fondo, e quindi non è visibile perché l'ancora sul fondo non la puoi vedere, ma attraverso un'infinità di anelli, una quantità di anelli, tiene ferma la barca là all'ancoraggio, se no vagherebbe sul mare. E io credo che dobbiamo ben renderci conto che la nostra ancora è quella lì, e di lì siamo partiti, per esempio, per la concezione dell'individuo. Lei pensi a cos'è l'inizio dell'Iliade. Un re, sia pure un guerriero, diciamo, sia pure potente ma suddito, si ribella al re e lo, in nome di una sua ragione, e addirittura lo insulta, gli dice faccia di cane, codardo, e poi si ritira dalla guerra. Cioè, un individuo che affronta il potere, in maniera giusta o ingiusta che sia, e lo sfida. E quindi di lì c'è la prima manifestazione dell'individuo come un individuo, senza parlare poi di Ulisse e di altri eroi, cioè la affermazione dell'individualità che si autoafferma e si contrappone al potere. Non è un potere teocratico questo, è proprio l'affermazione di un individuo, dell'individuo, e di lì parte tutta una catena che porterà alla democrazia, porterà poi alla storia occidentale, Roma e quant'altro. E riprendo le parole che lei ha scritto a chiusura del primo capitolo, Incontrare Omero. L'uomo, come è stato detto, diventa allora misura di tutte le cose, così come gli eroi di Omero sono misura di se stessi e degli altri. E adesso andiamo a incontrare gli eroi di Omero. Eroi, talmente eroi perché vivono la loro normalità, perché la loro normalità di essere a volte di una origine divina, a volte invece nella loro umile presenza. E incontrare le persone, gli eroi di Omero, in questo libro di Giulio Guido Rizzi, noi incontriamo come prima persona non Achille, ma incontriamo Paride il pastore. Ecco, quante sono le figure che Achille ha surclassato, quanti sono i luoghi comuni su Achille, quanto noi abbiamo frainteso di Achille. Tutto questo che cosa ha servito?
servito per oscurare le figure di Paride, le figure di Patroclo, le figure di Ettore. E in questo libro Giulio Guido Rizzi rende omaggio alla verità di questi personaggi. Io infatti ho cercato di dare a ogni personaggio che entra nel mito troiano il suo volto, il suo spazio e possibilmente anche un po' della sua anima, perché non sono tutti uguali, come diceva lei, c'è questa infinita varietà di esseri umani, appunto dal pastore Paride che è un seduttore, lui vive nella... non è neanche un seduttore però, perché in realtà lui vive un grande amore con Elena, rompe le convenzioni, Elena stessa si abbandona a lui, Filottete ferito e abbandonato su un'isola che si lacera per la sua ferita ma ancor di più per l'ingratitudine degli amici, il vecchio Priamo e... eccetera. È proprio un mondo che è unito da quest'idea della guerra, di una realtà tremenda che è la guerra, ma è una guerra in cui non c'è la distruzione, ma c'è anche la dignità, ecco, dell'essere umano. Sono personaggi che combattono, ma combattono anche contro se stessi, contro i propri limiti, le proprie paure. Ettore sotto Troia, quando sta affrontando Achille, ha paura e scappa, poi si ferma, quindi c'è tutto e decide di morire, c'è tutto un itinerario psicologico che ognuno di questi personaggi attraversa. È un grande, grande affresco di umanità. Lei ha citato Ettore, ha citato la sua presenza molto umana, la sua inferiorità rispetto al grande mito di Achille, eppure lo combatte, ma in questo combattere Achille, sempre che io abbia buoni ricordi, abbia letto bene il libro che stiamo attraversando, lo combatte con grande dignità e forse lì la figura di Achille, uccidendo Ettore e dando a Ettore veramente un'immagine brutta, trascinando il suo corpo trainato da cavalli, forse lì Ettore ha toccato il fondo della sua vicenda personale umana. Ma ha toccato il fondo, però anche ha raggiunto il suo punto più alto quando ha deciso di vincere la propria paura e sfidare uno più forte di lui, in nome poi di questo concetto di vergogna, ma soprattutto in nome di se stesso, cioè io a questo punto mi gioco tutto, o codardo o eroe, e muore. Achille dà sfogo alla sua rabbia animalesca contro questo essere vinto, proprio l'idea del vinto, completamente nelle mani del vincitore, che lo deride, gli nega la grazia, fa scempio del suo corpo. Poi però c'è il momento più bello dell'Iliade, che è quello della pietà, quando lo stesso mostro, diciamo, assetato di sangue, che ha poco prima straziato il cadavere del nemico, vedendo il padre di Ettore, Priamo, che viene a incattarlo, nella chioma bianca di lui vede quella di suo padre Peleo e capisce che tutti quanti gli uomini sono legati a questo gioco di morte, di sofferenza, e prova una cosa che non aveva mai prima provato, la pietà verso un nemico, che è un sentimento molto alto, nobile, perché affratella tutta l'umanità. Diciamo che Ettore è l'occasione perché si liberi questo sentimento che fa l'uomo maggiore di se stesso, perché quando uno prova pietà addirittura per un nemico allora tutte le sue cattiverie, tutte le sue infamie vengono lavate da questo
atto veramente bello, che riscatta anche la cattiveria e la crudeltà di prima. Io riprendo, Giulio Guidorizzi, la parola pietà per portarla dal punto di vista iconografico a come viene raccontata da una parte l'impresa epica, no? Attraverso le immagini artistiche che sono presenti in questo libro Edizioni Il Mulino. E nello stesso tempo la realizzazione artistica ci racconta il lato molto umano, fino ad arrivare nel gesto artistico anche molto bello delle opere che vengono qui rappresentate, a volte di come viene rappresentata la pietà, Giulio Guidorizzi. Sì, faccio un esempio. C'è un quadro che abbiamo inserito con la redazione del Mulino, che si è occupata anche di questo aspetto iconografico attraverso dei collaboratori bravissimi, di David, Jean-Louis David. Jean-Louis David, il cantore della Rivoluzione francese, dei miti repubblicani, quello che noi conosciamo, a un certo punto dipinge un Ettore morto. Un Ettore morto che potrebbe essere un Cristo morto, cioè su uno sfondo scuro questo corpo abbandonato, biancheggiante, però non si vedono ferite. La testa è abbandonata all'indietro, le mani sono rilasciate, le braccia sono rilasciate, il volto quasi non si vede. E questa è l'immagine della la pietà, potrebbe essere una pietà rinascimentale. Sembra un Cristo, in effetti, in qualche modo forse lui si è ispirato all'immagine di Cristo, del Cristo morto, e invece è un eroe perfettamente bello, bianco, intonso, cioè non toccato da ferite, da sangue, che affronta il mistero della morte così, nell'attimo dell'estremo rilascio. Quella è un'immagine veramente forte e bella che viene percepita così immediatamente da chi l'affronta. Jean-Louis David è un artista del 1700 e questo quadro che ci ha fatto vedere Giulio Guidorizzi con le sue parole è un quadro veramente molto potente. Ma lei ha citato la morte, vorremmo raccontare, seppure brevemente, una morte importante in questa guerra che lei propone in questo libro, la morte di Achille. Perché prima abbiamo parlato della morte di Ettore, ma Achille, la sua morte e il suo funerale in particolare hanno qualche cosa di simbolico, di mitico. Beh, Achille è ucciso, ci sono alcune versioni della morte di Achille, comunque Achille viene ucciso di sorpresa in un agguato proprio dal più codardo, da uno dei più codardi, dei meno gloriosi degli eroi, cioè proprio quel Paride che gli trafigge la caviglia, unico punto è il tallone, l'unico punto vulnerabile di Achille, perché il resto si diceva che fosse invulnerabile. E lo colpisce a tradimento, alcuni dicono, mentre Achille stava avviandosi a un incontro d'amore con Polissena, figlia di Priamo, quindi aveva dato spazio a un sentimento, come dire, violento come tutti i suoi, ma d'altra natura, l'amore. E poi c'è il funerale che è raccontato dall'Odissea, che ha qualcosa di grandioso, cioè dal mare esce Teti, la madre, con tutte le oceanine, piangono, il figlio, arrivano le muse, sembra che tutto il mondo stia piangendo quell'eroe che viene sepolto, poi gli alzano una pira, poi lo cremano, poi gli mettono le sue ossa insieme a quelle di Patroclo, il suo caro amico. E quel punto, da quel momento, diventa il luogo della gloria di Achille, diventa proprio il segno che lì è successo qualcosa di eccezionale, che un uomo straordinario è sotto quelle
zolle di terra. E questo grande pianto si trova alla fine dell'Odissea, cioè Omero lo mette alla fine dell'Odissea, con una, ricordato da Agamennone che si trova nell'Ade. E perciò la morte segna l'ingresso in un'altra dimensione che è quella della gloria. Siccome i greci non credevano a una vita ultraterrena, a un sistema cioè di premi e di punizioni, la gloria, cioè la parola di Omero e il ricordo degli uomini è l'unica forma di immortalità che tocca a loro. Essere ricordati. Essere ricordati è una cosa importante, e riferendomi alle parole di Giulio Guidorizzi che citava poco fa a proposito del funerale di Achille, l'Odissea verso la parte finale, io pongo a lei, Giulio Guidorizzi, la domanda che si pone Omero: così tu, dopo morto, non hai perduto il tuo nome, ma avrai sempre tra tutti gli uomini nobile gloria, o Achille. Ma a me, che gioia ne è venuta ad aver dipanato la guerra? Perché c'è sempre comunque il rimpianto della vita che è scorsa sopra di loro e adesso vivono una specie di vita da ombre in un luogo che impedisce loro in realtà di esistere, perché se l'esistenza è storia, è tempo che passa, e loro si trovano sprofondati in un non tempo, quello della morte, quello dei rimpianti, perciò l'unica cosa che possono fare è rimpiangere. Sembra quindi lontano il mondo della gloria, lì visto dal mondo dei morti, però invece è quella gloria che serve da guida ad altri uomini che verranno, e qui nessuno meglio di Foscolo ha saputo alla fine dei sepolcri dire che cosa sia la gloria omerica. Tu onore di pianti, Ettore, avrai, ove sia santo e lacrimato il sangue per la patria versata, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Cioè questo angolo di eternità che solo la gloria, solo il canto di un poeta può riservare a un essere umano. Abbiamo citato Ettore, Patroclo, Paride, ma non possiamo chiudere questa conversazione citando la presenza femminile per eccellenza, Elena. Elena, che per me è condensata, e mi scusi se parlo di una cosa personale, Elena è condensata in quella straordinaria scrittura di Canova, scultura di Canova. Ho detto scrittura, ma proprio perché in quel busto, in quel volto di Canova è scritto veramente il destino, la personalità, il carattere, la storia di quella donna. Elena rappresenta la bellezza assoluta e totale, e anche il mistero dell'essere donna, perché è dominata, è vero, è dominata da Afrodite che la induce a compiere quello che ha compiuto, però anche Afrodite è una dea, e quindi la bellezza misteriosa di questa donna, per cui si muore. A un certo punto Priamo dice: non è una vergogna morire per una donna così bella. Il mistero della femminilità, che poi è anche libera, perché Elena era sposata, poteva avere la sua e aveva la sua bella famiglia, Sparta, con un re, eccetera. A un certo punto decide di compiere una svolta e di seguire non la società ma le leggi delle sue emozioni, scappa, fugge e diventa, non le importa di diventare adultera, di essere biasimata, perché c'è qualcosa di troppo forte dentro di lei che la,
che la conduce. E il mondo omerico ha tante, anche nell'Odissea certamente, ma anche nell'Iliade ha tante figure femminili affascinanti, anche Andromaca, la sposa col bambino che dice a Ettore: tu sei l'unica persona per me, mi sei padre, mi sei marito, mi sei fratello, io solo te. Da voce alla disperazione di tante donne che vedono nella storia, che hanno visto partire i loro mariti per la guerra e che non li hanno poi più rivisti dopo perché sono stati uccisi. Beh, in una società eroica una voce così è un grido di strazio e di umanità che arriva fino a noi, ma quante volte la sofferenza femminile avrà preso questa forma? Innumerevoli nella storia, con un bambino piccolo da crescere che sarà orfano, che sarà ucciso, indifeso, è un momento, è l'altro volto, se vogliamo, della femminilità, quello più proteso alla maternità, mentre Elena non si cura dei propri figli, ha lasciato una figlia in patria, anzi ha seguito l'amore, o la vecchia Ecuba che piange tutta una vita di sofferenze, vede davanti a sé aprirsi appunto con la morte di Ettore la solitudine, la distruzione, la desolazione della sua famiglia. In fondo l'Iliade finisce col compianto funebre di queste tre donne che piangono su Ettore: Elena, Andromaca ed Ecuba. Tutte e tre piangono in modo diverso l'eroe, e su questo pianto femminile finisce poi l'Iliade, perché la donna è l'alfa e l'omega, la donna è colei che quando nasci ti accoglie tra le sue braccia, ti dà il seno, e almeno in questo mondo è un'altra donna che ti piange, ti accompagna alla tomba con i suoi lamenti. L'inizio e la fine, insomma, della vita di un uomo è scandita da un'azione femminile. Ricordo che Giulio Guidorizzi ha insegnato letteratura greca e antropologia del mondo antico all'Università di Torino, e l'ultimo, il libro che è uscito, scritto da Giulio Guidorizzi per l'appunto, è Il grande racconto della guerra di Troia, edizione Il Mulino. Prima di salutarci, Giulio Guidorizzi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro che mi fa compagnia in questi giorni è... diciamo una rilettura di un tema che mi è molto caro, e cioè una rilettura di Ovidio, un libro di Paolo Isotta, La dotta lira. Ovidio e la musica, che racconta la storia attraverso la cultura musicale dell'Occidente, di questi splendidi racconti ovidiani, l'editore Marsilio. Grazie davvero Giulio Guidorizzi per il tempo che ci ha dedicato, per il grande racconto della guerra di Troia, edizione Il Mulino. Buona giornata. Grazie a lei, buongiorno.